basta prenderci per il culo. Ci hanno preso? È un pochino. Dichiarazione forte, ma intanto buon padel a tutti. Marco, ci abbiamo in mano quella che dovrebbe essere la pala di Federico Cingotto. Dovrebbe. Bull Padel e Neuron fatta apposta per Cingotto. Fatta apposta per Cingotto. Questo è quello che dichiara il sito di Bull Padel. Non mi dico come hanno fatto come quell'altro. Te lo dico. La pala ideata per il nostro giocatore professionista Federico Cingotto. Tra i più amati. Uno tra i più amati. Ma perché dite le cazzate? Io mi dissocio dalle parolacce di Daniel. Dite le cazzate? Perché che hanno detto? Hanno detto una cazzata, Marco. Quale? Allora, andiamo subito a spiegare. Questa pala ha i piatti in 3K. Gran pala, eh? Gran pala. La pala in sé per sé, ragazzi, è tanta tanta roba. Andrà a vedere il video che abbiamo fatto sia su Instagram che su YouTube. Perché veramente la pala... Gli abbiamo dato un 8, noi gli abbiamo dato un 8. La trovate su mainpadel.com, codice sconto padellovers 10%. Sì, ma non ci dite le cazzate! Allora, dicevo 3K, passo indietro. Federico Cingotto è l'unico giocatore di casa top, di casa Bull Padel, della scuderia Bull Padel, che ha cambiato pala dalla scorsa stagione, passando da una Vertex 12K a quella che dovrebbe essere una Neuron 3K. Ma perché questo dissing? Perché dovrebbe essere? Perché, come noi sicuramente avete visto gli ultimi tornei... Ma guarda che bella distribuzione dei fori, eh? Bellissima, quello lo vedete sull'altro video. Parleremo della pala molto bene, perché ci è piaciuta. Avete visto gli ultimi tornei di Federico Cingotto? E con Marco vedevamo la partita e diciamo, sì, però c'è qualcosa che non va. Bella la Neuron, perché sicuramente è la Neuron, ma c'è qualcosa che non ci torna. Poi, in un fermo immagine, siamo andati ad allargare bene, 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 allargare sempre più. Abbiamo visto che... Si vede esattamente... sul piatto qualcosa che non... Che non torna. Che è di diverso, perché l'abbiamo, ci hanno mandato la Neuron per provarla e dici, io c'ho questa. Perché ci dite le cazzate? Va benissimo, la sua è una 12K. La sua è una 12K, che va bene, va benissimo. Allora, ce l'ha spiegato anche il manager italiano di Babola, parlando della LeBron, abbiamo fatto un video anche su quella, in cui le esigenze dei giocatori professionisti sono molto diverse rispetto a quelle degli amatoriali. E questo è sacrosanto, perché un giocatore professionista magari ha delle esigenze diverse, gioca a temperature diverse, quindi la palla può essere cambiata, può essere adattata, la preferisce più dura, la preferisce una gomma diversa, la preferisce un piatto più rigido. Ma ditecelo, io... sposo la scelta di Bull Padel, quindi sono d'accordissimo con la scelta di Bull Padel di fare una pala per i professionisti e una per noi amatori, anche perché l'importante per noi amatori è quello di prevenire infortuni, di giocare bene, trovare un giusto comfort. Sì, però mettila in commercio. Se vuoi la metti in commercio. Ma anche se non vuoi metterla in commercio. Oppure non mette in commercio una racchetta detta la racchetta di Cingotto e poi tutto ci metti questa. Però magari la pala di Cingotto, quella cosa lui può cambiare da torneo a torneo, in base alla latitudine, in base al calore, in base alle condizioni climatiche, in base al suo stato di forma, in base a che tipo di partita vuole andare a affrontare. Quindi le esigenze sono tantissime. Non possono mettere una pala in commercio ogni settimana, che diventerebbe follia. Quindi va benissimo la scelta fatta, ma ditecelo. Ditecelo, la compriamo lo stesso, perché l'importante per un amatore è trovarsi bene con la palla. Quello che consigliamo sempre, vedere le recensioni nostre, vedere le recensioni di altri, di chi volete. Salutiamo poi... Isidoro, che noi il re del carbonio, sempre definito in Italia. Salutiamo grande Isi. Grande Isi. E... quindi salutiamo pure Emiliano, perché abbiamo una sfida in sospeso con Emiliano, che è una sfida un po' in caciara, però va bene. Quindi vi ripeto, sì, la compreremo lo stesso. L'importante, quando vedete la recensione di noi, di qualsiasi altra persona, che possiate provare la pala e sentire un comfort voi. Se voi a 12K, 14K, 16K, 3K, 1K non vi cambia niente, se vi ci trovate bene la comprate, punto e basta. Quindi, questo lo fa Bull Padel, ma lo fanno anche tante altre case, cioè è capitato tantissime volte. Se vedete i prossimi tornei, fate caso al piatto della racchetta. Questa qua ha 3000 filamenti di carbonio ogni quadratino. I quadratini sono molto molto piccoli. Quella di Cingotto è 12K, 12.000 filamenti, quindi noterete esattamente sul piatto che c'è differenza di colorazione, innanzitutto perché il carbonio poi dai filamenti danno colorazione, ma anche di giocabilità, l'elasticità del gioco. Quindi se comprate questa, cosa che vi consiglio su Main Padel con il codice sconto padellovers, che è una gran pala, è una gran pala, ragazzi, capite gran bene pala. Che non è che vanno fregato, ma è Bull Padel che non va detto che Cingotto c'è una racchetta
e sul mercato trovate quest'altra. Però va detto Marco pure che non è solo Bull Paddle. No, infatti quello che volevo dirvi adesso è che tanto l'anno scorso ci sono un miliardo di messaggi, anzi vi ringraziamo di scrivere su Instagram per Paddle fino a basso, dove siamo passati Italia, chiedendoci ma i professionisti hanno la stessa racchetta nostra, perché ho visto pure LeBron con un'altra racchetta. Però ti devo dire anche, alcuni sì e alcuni no, perché abbiamo fatto un'intervista qua con Garrido e con Gemma che ci hanno assicurato che la loro pala è la stessa che trovate in commercio. Però forse qualcosa a questo punto sta cambiando, perché l'esplosione del padel ha portato ai montepremi più alti. Gemma ad esempio ha detto che la sua è quella che pesa un po' di più, cioè le preferisce una pala un po' più pesante, quindi quelle che vengono prodotte con i pesi più alti non vengono commercializzate e vengono date a lei, però fondamentalmente è la stessa. Sì. Non succede con Cingotto, non è successo con LeBron, non è successo con Galan, che non è successo LeBron? Con Stupa. Che ha fatto LeBron? Due anni fa è uscita la foto della LeBron, della Technical Viper, che a differenza di quella commercializzata aveva i piatti sabbiati. Perché? Perché LeBron aveva un'esigenza di avere più sabbiatura sui piatti. Tutti a dire, ah, non giochiamo con la stessa pala di LeBron, Babolat non ci vende la stessa pala. È vero, non ve la vende ragazzi, è così, ma perché? Perché è giusto che sia così, ve lo ripeto, i professionisti hanno esigenze diverse dalle nostre, che cambiano da torneo a torneo, ma ditecelo! Anche perché sono soldini. Io voglio la racchetta, non c'ero mai il braccio come LeBron, però voglio la racchetta di LeBron. È come chi si compra i scarpini di Messi, ma non c'ha i piedi come Messi. Anche perché quelli di Messi vengono fatti su misura. Su misura, per e soprattutto Messi. Cambia tantissimo l'intersuola dentro, che quella poi è in base alla conformità del piede, quelle sono tante altre cose. Però sappiate che, per carità, bellissime racchette, non, alcune sta cambiando, non sono le stesse loro. E noi questo video lo facciamo perché? Per dirvi che sì. Ok, ma ditecelo, ditecelo. Anche perché decide, ragazzi, ma la compriamo la Bull Paddle Neuron? Sì, sì, no, ragazzi, no. Un'ottima pala, è veramente una. Ovviamente, in base alle due caratteristiche, se ti piace o no, ma nel complesso, la 3K di Bull Paddle è un'ottima pala. Andate a vedere la recensione sia su YouTube che su Instagram. Detto questo, quest'anno LeBron cosa ci sta facendo? Allora, LeBron, passetto indietro, sta giocando gli ultimi tornei con una racchetta del 2021, 21/22. Quindi quella che vedete, lo stesso paint job di quella di quest'anno, che uscirà quest'anno il 2-3 novembre, dovrebbe uscire adesso, nei prossimi giorni dovrebbe uscire la presentazione della pala ufficiale di LeBron. Ovviamente noi già ce l'abbiamo, ma non possiamo svelarvela. Il ponte di quella con la quale sta giocando lui ha quel segmento centrale. Beh ragazzi, nella LeBron 2024 non ci sarà quel segmento centrale. Il telaio sarà molto, 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 molto simile a quella dello scorso anno. Cambieranno alcune cose, sarà... Possiamo dirlo, sarà un... Sì, lo diciamo. Sarà più giocabile, più gestibile, più maneggevole, ma non è quella con la quale sta giocando lui in questo momento. Ha dovuto prendere degli avanzi di magazzino perché non ha vinto gli ultimi tornei, quindi economicamente purtroppo si è presa una pala usata, nuova ma di vecchio, diciamo, quelle che conoscendo LeBron è anche di più, adesso la cambierà. Magari giocherà tutta la temporata con quella perché è tornato in forma, ragazzi, LeBron quando sta in forma. Fateci sapere cosa pensate di questa chiacchierata. Mi ricorda un po' il vecchio bar del padel che facevamo noi. Se questa cosa a voi non me ne frega niente, vi piace, non vi piace, mettete un like che per voi è gratuito, a noi vale tanto. Seguiteci sui vari social, TikTok, Instagram, padel_lover_italia. Ricordate che queste racchette le trovate su Main Padel, che grazie a loro ce le mette a disposizione per provarle. Vi fa un ottimo codice sconto con Padel Lovers tutto maiuscolo. E continuate a seguirci. Aspetta. Posso fare un dissing a Bull Paddle, però non ve lo svelo. Madonna mia, quanto andare a vedere il video, no, perché non andare a vedere il video, dico, detto, perché c'è un piccolo problemino con Bull Paddle. Ma sì, no, questa cosa, andate a vedere l'altro video della recensione, vamos!